Passo la parola a Marcantonio. Cittadini di Portico, buonasera. Stiamo attraversando un periodo difficile, un periodo nel quale la politica ha smarrito il senso del ruolo tra la gente, tra i cittadini e tra le cittadine. L'idea di candidarmi a consigliere comunale con la lista numero 3, con Carlo Piccirillo sindaco, è maturata quando ho avuto conferma che la Portico futura, di cui tutti si aspettavano e che con estrema sincerità anche io mi aspettavo, non è stato altro che una Portico triste. Bravo! Una Portico ideata e pensata per pochi. Una Portico amministrata da persone incompetenti. Una Portico quasi sull'orlo del fallimento. La mia è una storia che tutti conoscono. Non ho bisogno di essere chiamato figlio del popolo portichese. Nel mio piccolo mi rendo disponibile 365 giorni all'anno, a prescindere da... Non sono mai stato coinvolto in una politica clientelare, affarista, pettegola, disfattista e populista. Sento solo il bisogno incondizionato di donare le mie capacità, il mio tempo, le mie idee, le mie passioni a tutti voi e soprattutto ai giovani sfiduciati dalla politica. Dalla mia parte non ho una famiglia numerosa né soldi da investire, ma ho qualcosa che forse molti di loro non hanno dimostrato di avere: onestà, bontà, voglia di fare, capacità, progettualità, passione e amore per il mio paese. Vi ricordate il programma elettorale di Portico Futura? Noi crediamo, partecipa, proponi, condividi, per non parlare dei giovani e dei liberi professionisti e tant'altro. Belle parole, oh. Ebbene, in meno di 2 anni l'amministrazione Massaro implode e viene commissariato. E ancora una volta il signor Massaro si ripresenta come un verginello della politica, addirittura con un cronoprogramma che sinceramente poco si capisce. Faremo, diremo, 3 mesi, 5 mesi. È uno slogan che sinceramente mi rattristisce il cuore. Prima Portico. No, prima i fatti loro. È oggetto di manifesti e denunzie pubbliche. E questo non è un conflitto di interesse. Carta canta. E per il momento fermiamoci qua. Io questa sera voglio rivolgere un appello al voto per questa lista, per questo sindaco, per questa coalizione che si presenta all'opinione pubblica di questa città con un altissimo profilo di professionalità, coerenza, stabilità, progettualità e di qualità dei suoi progetti. E a proposito, vi comunico che se avremo il vostro consenso elettorale, in particolar modo il sottoscritto si impegna al ripristino immediato del controllo del territorio mediante l'utilizzo delle guardie ambientali volontarie fortemente volute dall'ex assessore all'ambiente dottor Mangone, grazie al quale il comune ha beneficiato di una vanta dedicata a tale servizio e che poi a tutto è servita tranne allo scopo a cui era stata donata, cioè a chi ha evacattata. Bravo.
Te lo facciamo vedere noi il portico da vivere, Gerardo Massà. Questo era il testo che recitava il tuo vecchio programma, te lo ricordi? Noi crediamo che costruire un ambiente sano porti ripercussioni importanti per l'intera qualità della vita e del territorio. E proprio oggi apprendiamo dal tuo cronoprogramma che sei sempre più convinto che un ambiente sicuro e piacevole spinga i suoi abitanti a costruire una comunità organizzata. Ma fammi un piacere, mi dai Rodney? Sei solo un bugiardo! Hai smantellato tutto e soprattutto era a costo zero! Dicevo, mi impegni in particolar modo al lancio di un'applicazione comulata progettata per essere vicino al cittadino. Altro che faremo e diremo, noi progettiamo, realizziamo e vi assicuriamo che in 60 giorni è pronta! L'applicazione sarà semplice, completa e gratis. Sarà strutturata e sottoposta a continui miglioramenti con l'aiuto di tutti i cittadini mediante un form appositamente dedicato nella quale mediante registrazione tutti possono inviare segnalazioni e idee. Questo è un comune aperto ai cittadini. L'applicazione sarà strutturata come segue, avrà una pagina comune dove verranno inseriti tutti i dati generali del comune, cenni storici, attività commerciali, sportive, culturali, associazioni e a supporto anche una mappa interattiva. Avrà una pagina sindaco dove verrà inserito il sindaco in carica e gli orari in cui il cittadino può essere ricevuto. Avrà una pagina consiglio comunale dove verranno inseriti tutti i membri del consiglio comunale in carica. Avrà una pagina notizie dove verranno comunicati in tempo reale tutte le notizie riguardanti l'attività comunale. Avrà una pagina eventi dove verranno comunicati tutti gli eventi, pensiamo sportivi, culturali e perché no anche ecclesiastici, il tutto in tempo reale. Avrà una pagina protezione civile dove verranno inseriti i piani di protezione civile. La ricostruiremo, lo abbiamo fatto e tutti i cittadini di Portico ne hanno usufruito, soprattutto a costo zero. Abbiamo esperienza, competenze e professionalità. Avrà una pagina rifiuti, particolarmente attenzione in questa sezione in cui verrà inserito il calendario completo della raccolta differenziata dei rifiuti e anche di quelli ingombranti, con i relativi contatti telefonici. Pensiamo di inserire anche eventuali moduli di segnalazione di disservizi e di sversamenti illeciti. Avrà una pagina area contatti, sarà il punto di forza e di efficienza dell'amministrazione, dove il cittadino invierà richieste migliorative suddivise per categorie. Questo è quello che vogliamo fare.